Giovedì Vincenzo Sgalla non sarà più il segretario regionale della CGIL. Cambia molto in un momento come questo dove il sindacato vive la sua crisi. Tu l'altra giornata hai detto, ecco, sto preparando la relazione e dirò queste precise parole. Come lascerai questa CGIL, Vincenzo Sgalla? Credo in una cosa che mi è stata insegnata quando ero piccolo. La CGIL non è mai una persona sola. Non sarà mai un luogo autarchico in cui c'è chi comanda e chi esegue. La CGIL, per fortuna, a oggi ha ancora 5 milioni di iscritti, non ne ha più di 100.000. È un gruppo dirigente rinnovato, mediamente, che è in grado e che purtroppo ha vissuto la crisi in diretta e frutto della crisi anche profonda che ha riguardato il paese e l'Umbria. E credo che questo gruppo dirigente ha la struttura, la capacità per proseguire il lavoro che ho portato avanti in questi anni insieme alla mia segreteria regionale, insieme ai segretari delle Camere del Lavoro di Perugia e di Terni. Insomma, io tutto sommato sono sufficientemente fiducioso che chi proseguirà questo lavoro ha le capacità, le competenze e la serietà per farlo in maniera corretta, come sì, come si aspettano le iscritte e gli iscritti ai cittadini umbri. Io ricordo il grande sciopero per l'acciaieria di Terni, ne abbiamo fatti tre, ed erano tre davvero importanti. Lo sciopero della Perugina. A parlare di sciopero sembra un qualcosa di anacronistico, come se non esistesse più lo sciopero. Quando la situazione assume i caratteri come quelli che ha ricordato, quello che riguarda l'asta, la grande vertenza dell'asta Terni o della Perugina con la grandissima manifestazione fatta in piazza Terni o la manifestazione di Perugia, questi grandi eventi hanno dimostrato e dimostrano ancora una volta che quando c'è la necessità, le cittadine e i cittadini umbri appoggiano le battaglie del sindacato. È successo anche il 22 ottobre scorso per quanto riguarda la manifestazione regionale sulla sanità. Da tanto tempo si sente a parlare che lo sciopero non è più lo strumento per la lotta e la battaglia per l'emancipazione o per difendere i diritti. Ancora un altro strumento non è stato trovato e fino a quando questo resterà la potenzialità per cambiare le cose, la CGIL e le organizzazioni sindacali continueranno a utilizzarlo. Poi naturalmente ci siamo evoluti tutti, utilizziamo i social network, cerchiamo di coinvolgere le persone in tutte le forme, ma alla fine serve stabilire e dire che cosa le lavoratrici e i lavoratori vogliono e come sono disponibili a sostenere queste loro richieste. Parlare di lavoro come un pezzo delle questioni della società in Umbria e in Italia, secondo me è sbagliato. Serve invece ridare dignità al lavoro e rimettere il lavoro come progetto principale per lo sviluppo economico, ripartire dalle persone e dai loro diritti, perché come dice spesso Maurizio Landini, oggi purtroppo il lavoro è stato svalorizzato, tanto che si è poveri pur lavorando. E allora questo significa che la società, e non è stata una combinazione di fattori esterni, è che la politica ha scelto il disvalore del lavoro. Noi abbiamo combattuto le leggi dei governi di destra e di sinistra che andavano in questa direzione, che hanno creato purtroppo il lavoro povero, il lavoro precario, le cooperative, il subappalto, le finte cooperative. Questo lavoro, questo modello deve essere messo in discussione e se posso dirlo, a oggi vedo solo due soggetti, grandi soggetti, che parlano di una rivoluzione nell'impostazione del lavoro. Uno è Maurizio Landini e l'altro, se non sono blasfemo, è Papa Francesco. Non per niente lo scorso 19 dicembre ci siamo incontrati appunto anche con Papa Francesco e credo che questo punto, insieme a quello della lotta alla guerra e a tutte le guerre che ci sono nel mondo, compresa naturalmente la necessità di trovare una soluzione pacifica per il conflitto in Ucraina, siano i due punti di convergenza che oggi la CGIL mette in campo e che saranno anche argomento di discussione del nostro congresso.